Trovati come sempre eh, con questa trasmissione, riprendiamo. Come per tutto il nostro canale, stiamo riprendendo un po' tutte le rubriche e per quella di medicina l'apriamo con un dolce ritorno, quello del dottor Cire Esposito, che è dirigente medico della UOC di microbiologia e virologia presso l'ospedale Azienda dei Colli qui a Napoli. Grazie di essere qua. Noi in genere parliamo sempre di mala sanità, dottore. Invece questa sera vogliamo parlare di buona sanità perché ci sono delle novità. Si aprirà infatti tra poco presso la vostra struttura un laboratorio altamente specializzato un laboratorio che è di massima sicurezza soprattutto per gli operatori del settore quindi ce ne parli perché è una cosa che ci fa veramente piacere grazie buonasera a tutti ha detto bene stasera veramente con piacere parlare di buona sanità perché nel nostro ospedale la struttura di microbiologia e virologia si a breve diciamo da qui a un mese, massimo un paio di mesi, eh, potrà inaugurare il nuovo laboratorio, un laboratorio altamente specializzato, un laboratorio di biosicurezza cosiddetto 3, cioè di un livello di sicurezza altissimo. Diceva bene lei, mh, soprattutto per i lavoratori che eh, devono lavorare in questo laboratorio, ma anche per dare sempre delle risposte eh, più appropriate e più... Che si avvicinano a quella che è la situazione reale nei campioni che andiamo ad analizzare perché si evitano le eventuali contaminazioni che potrebbero inficiare il risultato dell'esame. Bene, ultimamente, appunto, grazie alla ricerca, grazie alla tecnologia, eh, ci sono sempre più malattie infettive emergenti. Noi, al, così, allo stato delle cose, siamo in grado di diagnosticare, di affrontare queste nuove patologie? Noi fortunatamente non perché lavoro in, questo, in questa struttura oramai da oltre 30 anni, ma eh, siamo stati, la struttura e era risposta sempre in modo positivo a tutto quelle che è stato il, le varie epidemie emergenti o riemergenti di agenti, cioè nuovi oppure che sono riemersi per determinate eh, particolarità. E, si può fare l'esempio dell'AIDS, dell'epatite, dell'aviaria. Del argomenti che abbiamo trattato con lei certo. dell'influenza cosiddetta suina, dell'infezione da virus Zika, l'ultimo che abbiamo anche trattato in una delle trasmissioni che abbiamo, eh, ci siamo incontrati. E quindi il nostro ospedale, essendo un centro di riferimento altamente specializzato, quindi un polo infettivologico, chiaramente deve. Eh, avere nel, nella sua struttura, oltre a quelli che sono tutti i, gli strumenti eh, validi per poter fronteggiare le malattie infettive, quindi dal punto di vista clinico-terapeutico, ma soprattutto deve avere un, un supporto diagnostico che è fondamentale in questi certo. casi, perché soprattutto nelle malattie cosiddette emergenti. Ovviamente c'è una necessità di fare subito una diagnosi e oramai le diagnosi mh, si fanno soprattutto a livello diciamo, molecolare, mentre una volta si doveva aspettare i famosi, eh, la famosa produzione degli anticorpi in seguito all'infezione, oggi si va alla ricerca direttamente del virus o del mh, batterio responsabile diciamo, dell'epidemia o di tracce di acido nucleico del virus o del batterio stesso. Quindi questo e quindi accelera, la accelera la diagnosi, riduce i tempi e quindi riducendo i tempi permette un approccio terapeutico rapido per cui si hanno due aspetti positivi. Uno, un, un miglioramento ovviamente immediato del paziente e il secondo da non trascurare, ovviamente non c'è uno spreco dal punto di vista proprio di soldi perché intervenendo con dei certo. farmaci specifici Chiaramente si riesce a tamponare l'infezione. Il professore, prima che parlavamo, il dottore mi diceva appunto che ci sono molte malattie che sembravano debellate e che invece sono riemergenti, tra questi il morbillo, che abbiamo sempre sottovalutato, ma che è una patologia molto molto pericolosa. Sì, ho detto bene, in effetti, diciamo quest'anno, eh, soprattutto, abbiamo osservato da quelli che sono ovviamente noi, noi siamo un osservatorio, sì, un osservatorio, un osservatorio tutta l'Italia meridionale. sul territorio per cui date che tutto ciò che è infettivo la maggior parte diciamo sì, viene, viene dal nostro ospedale, alla nostra struttura. E proprio quest'anno abbiamo osservato che c'è stato un eh, seppur lieve recrudescenza da morbillo. Ovviamente questa reclutescenza va attribuita all'eventualità che praticamente la vaccinazione nei riguardi di, del, di questo virus non viene effettuata diciamo, su tutti quelli che sono su tutti i bambini che, Perché eh. c'è stato questo periodo appunto di discussione vaccinazioni sì vaccinazioni no se ne sono occupati tutti i media qual è il suo parere invece sì, purtroppo c'è stata tutta questa diatriba che ha portato chiaramente alla popolazione, fortunatamente una parte della popolazione, ad essere un po' scettica, ad allontanarsi un po' da quelle che sono le vaccinazioni. Perché sono state date delle notizie, diciamo, anche infondate, diciamo la verità. Le notizie bisogna darle in scienza e come si dice coscienza, cioè uno deve dare una notizia che è supportata da... Fattori scientifici, da, da studi, da letterature scientifiche. Purtroppo invece ci sono state soprattutto alcune trasmissioni eh, anche sul canale nazionale, eh, invitando persone che non sono del settore, hanno dato dei messaggi sbagliati. Questo fa, ovviamente ha fatto sì che, ha fatto allontanare ulteriormente eh, alcune persone da quelle che è la prevenzione diciamo, per eccellenza nei riguardi delle malattie la vaccinazione. Ovviamente la vaccinazione io sono eh, favorevole, ma sono favorevole per eh, un dato di fatto, perché ovviamente ci sono, eh, abbiamo parlato del morbillo, ma se noi paragoniamo eh, le conseguenze che possono essere eh, date dalla vaccinazione rispetto a quelle che può eh, dare l'infezione, certo. ovviamente c'è un rapporto che eh, il medico va valuta a favore, a favore della vaccinazione, perché dobbiamo considerare che per esempio la vaccinazione può avere un caso su un milione diciamo, di effetti collaterali, ma per quanto riguarda invece le patologie, soprattutto una patologia che prende il sistema nervoso, la cosiddetta panencefralite sclerosante subacuta, possono, si può presentare in un soggetto su mille. Quindi si parliamo deve valutare, ovviamente certo. di percentuali c'è una differenza notevole. Poi le vaccinazioni, teniamo presente, sono importantissime. Oggi si parla di vaccini anche eh, contro il cancro. Per esempio noi siamo stati il primo paese e poi hanno, eh, insieme a noi ci hanno, hanno imitato, eh, quindi per una volta tanto l'Italia ha diciamo, è è fatto da pioniere a quella che è la, la vaccinazione per l'epatite B. Che vaccinarsi nei riguardi dell'epatite B significa anche vaccinarsi contro il tumore che può essere provocato dall'infezione cronica e da epatite B. Molto interessante Quindi, questa notizia che lei ci ha esatto. dato perché siamo seguiti. A proposito adesso di cose, malattie emergenti o no, siamo da poco, stiamo uscendo dall'estate, un'estate che grazie a Dio non ci abbandona ancora. Quindi siamo andati al mare, un mare purtroppo, ahimè, il nostro bellissimo ma spesso inquinato. Nonostante i ripetuti, le ripetute raccomandazioni, e esposizioni eccessive al sole, che tipo di patologie ecco, possono emergere da un uso errato di, di questo modus vivendi estivo? C'è ecco, diciamo, stato qualche recrudescenza di malattie infettive legate al mare, che Ma posso dire, dermatiti? Non lo so. Fortunatamente recrudescenze non ci sono state, ci sono le solite eh, malattie o patologie dovute che ci si verifichino diciamo, annualmente se non si prendono ovviamente determinate precauzioni. Fortunatamente eh, per quanto riguarda l'esposizione al sole sembrerebbe un aumento, una cultura favorevole a quella del, della eh, protezione della pelle prima diciamo, delle esposizioni. E questo già è già un fatto importante perché e come si sa ovviamente si... Anche questo rappresenta una prevenzione, anche se no, sì. non è una vaccinazione, ma è una prevenzione diciamo, secondaria che riguarda l'esposizione al sole per, nei riguardi di malattie, eh, dei melanomi, soprattutto nei, nei soggetti diciamo, di carnagione chiara. Per quanto riguarda le infezioni, invece, mh, purtroppo ci stanno sempre, proprio perché, come diceva lei, il nostro mare, è, diciamo pure, non... Non è un mare eh, bellissimo, sempre pulito, ecco. sempre pulito, per cui eh, si possono sempre avere, però siamo sempre nella media, si possono avere delle micosi, si possono avere delle, delle dermatiti eh, che possono essere anche diciamo, eh, estese a tutto il corpo. Però diciamo che ci troviamo nella media stagionale di quelle che sono le malattie, diciamo cosiddette estive, tra virgolette. E a proposito di mare, io voglio farle una domanda: chi più di lei, di fru sui frutti di mare. Anche questa è una. ci sono tante, tante versioni. Io, per prima, non mangio le cozze perché ho una grande paura. Temo che anche le cotte non siano tranquille. Ecco, adesso lei ci dica in diretta: le cozze in un mare inguinato come il nostro. Sono pericolose anche cozze, cotte oppure no? Come parliamo di epatiti? Lei ha parlato di epatite. Allora, quindi... Le cozze, diciamo, sono sempre. Lei le mangia? Io le mangio. Le allora, faccio no. uso e, e abuso. Quindi, <ride> quindi siamo tranquilli? Siamo tranquilli perché, ovviamente, non bisogna mangiarle crude perché per il semplice fatto che la cozza, diciamo, fa da filtro, raccoglie eh. ovviamente. La eh, contaminazione che ci può stare nel mare e poi fuoriesce l'acqua. Però quello che è il microorganismo viene trattenuto all'interno. Però, fortunatamente, eh, con, attraverso diciamo, la bollitura, attraverso il calore, bastano eh, 70 gradi, 10 minuti a 70 gradi, già ovviamente non, non, non c'è la possibilità di. Eh, sopravvivenza di, eventualmente del virus. Tra l'altro, tenga presente che anche per quanto riguarda, a proposito delle vaccinazioni, anche per l'epatite A, oggi fortunatamente c'è la vaccinazione e che viene sempre ovviamente consigliata già nell'età pediatrica eh, insieme alla vaccinazione dell'epatite B. Beh, è una divagazione un po' allegra la mia, è una domanda seria. Anche le cosse, questa le cotte, cotte le si, po possono, si mangiare. possono mangiare. Allora, dottore, siamo quasi in chiusura. Questa grande realtà di cui essere orgogliosi, che è appunto eh, l'ospedale Cotugno, che fa parte dell'azienda dei Colli. Siete un polo di riferimento, un centro di osservazione per tutta l'Italia meridionale. Ed è tanto il lavoro da cui venite obberati. Riuscite a soddisfare tutte le esigenze oppure avete carenza di personale? Avreste bisogno, appunto, in questo senso, di un supporto logistico. Eh, lei ha toccato un punto cruciale, che è quello, ovviamente, del. Del, dei dipendenti della carenza di personale e chiaramente con lo spirito di sacrificio di, di chi ci lavora, con l'aiuto spesso di volontari dobbiamo pure dire e riusciamo ovviamente a far fronte con molte difficoltà a quelle che è, sono i carichi di lavoro enormi, perché tenga presente che qualsiasi cosa riguarda la diagnosi infettivologica, soprattutto quella altamente diciamo Uh, infettivologica chiaramente arriva tutta da noi per tanti motivi, perché noi essendo un polo infettivologico per esempio abbiamo l'unica rianimazione infettivologica, tenga presente che tutte le meningite, le encefaliti anche se vengono inizialmente uh, uh, Diagnost diagnosticate in modo presuntivo in un'altra struttura poi questi pazienti vengono trasferiti da noi e noi facciamo poi la diagnosi definitivo ovviamente essendo un centro di riferimento. Quindi questa grossa mole di lavoro ovviamente ci, eh, ci mette nelle condizioni veramente di, mh, di lavorare in una situazione quasi di stress. Noi speriamo che con, eh, con l'inaugurazione di questo oh, nuovo lavoro. laboratorio che tra l'altro è nato da un, da un nostro progetto che la regione ovviamente ha sposato, fortunatamente ha sposato e che ha finanziato nell'ambito di questo progetto ovviamente che è stato approvato e finanziato è previsto anche diciamo, un incremento di eh, personale. personale perché tenga presente che per, tornando al laboratorio di biosicurezza 3 ci vuole del personale dedicato e altamente specializzato perché non stiamo parlando del laboratorio di analisi normale? Stiamo parlando esatto. di un laboratorio, ovviamente, dove ci deve essere la massima eh, sicurezza e il massimo livello di sicurezza per chi ci lavora perché si può avere a che fare, oltre ai diciamo, campioni biologici che eh, vengono analizzati normalmente, quindi sangue, eh, liquido cerebrale. Uh, urine, feci, tutto quello che riguarda i diciamo, liquidi biologici, però, date che noi andremo con questo laboratorio, andremo alla, alla caccia, ecco, alla caccia proprio dei virus, no? come dei cacciatori. E quindi praticamente ci vuole un ambiente altamente sicuro formato da tutta una, una serie di pressurizzazioni, di camere sterile, di zone filtre, eccetera. Una cosa poi, nella, quando faremo l'inaugurazione, mi auguro che veniate a fare sempre siamo una sempre bella presenti, ripresa. Sempre. Cose, sempre. E quindi praticamente è, è necessario, è, direi indispensabile ovviamente, che eh, gli organi istituzionali si rendano conto di eh, incrementare, e, e questo diciamo, questa struttura, questo servizio che effettivamente rappresenta diciamo, un fiore all'occhiello, perché l'inaugurazione di questo nuovo laboratorio tenga presente che sarà il terzo laboratorio in Italia eh, di questo livello diciamo, di sicurezza. Ed è, a Napoli. Ed è a Napoli. Allora ringraziamo il dottore Esposto, voi per l'attenzione e vi aspetto la prossima settimana per il nostro momento dedicato alla medicina. Buonasera.